Sindaco, pensare che l'Italia è una delle nazioni, no? È notizia proprio di queste ultime ore, che investe meno in cultura, sembra una tendenza a non coinvolgere Assisi. Noi abbiamo realizzato in questi anni molte opere di riqualificazione, restauro, ma anche creazione di spazi per eventi, congressi, incontri, iniziative socioculturali, così come è Palazzo Monte Frumentario in Assisi, che ospita la mostra Norberto, è una antologica, oltre 500 fra opere e sculture, che raccontano questo cammino di un artista di rilievo italiano e internazionale che ha sempre mantenuto forte la propria valenza e la propria identità verso i luoghi, la terra in cui è nato e in cui ha operato. Credo che le opere hanno in sé in particolare l'idea della semplicità, la essenzialità, ma la semplicità e la essenzialità coincidono con la meraviglia, coincidono con la verità. Un artista è tale ed è mirabile quando, come Norberto, trova nella essenzialità la sintesi della sua valenza storica e la sua valenza culturale. E insieme a questo la semplicità, l'armonia, la relazione fra architettura, paesaggio e umane attività legate alla vita normale, quotidiana, i cui fraticelli rappresentano il simbolo della semplicità e dell'armonia, è uno dei segni caratteristici della sua opera. Opera che però guarda anche agli aspetti cosmici. Taluni sostengono che Norberto abbia anche descritto un medioevo cosmico. Nelle sue opere c'è sempre un dialogo fra terra e cielo, fra spazio e tempo, in un momento cosmico che ha un'assonanza forte anche con Palazzo Monte Frumentario. Palazzo Monte Frumentario che ha un'origine medievale e che la sua cosmica architettura sembrava quasi attendere le cosmiche opere di Norberto, e per questo vogliamo ringraziare Luigi Proietti, che ha voluto questa mostra, e Filippo Daverio, che ne ha curato gli aspetti culturali. Dottore, questa parte inferiore del Palazzo Frumentario ci racconta un Norberto del tutto inedito, almeno per la gran parte delle persone. Diciamo doppiamente inedito, perché nella parte, diciamo, grande che vedete qua ci sono tutte nature morte che lui ha dipinto negli anni, a metà degli anni 90, a metà degli anni 2000. Tutto è nato da una mia idea, perché io, da una mia forzatura, perché da mercante gli ho detto, dico, portiamo queste due piccole nature morte che erano degli anni 60, che lui aveva fatto a Cortina in una galleria. E queste due cose piacquero talmente tanto che ho convinto mio padre a iniziare a farne qualcuna. E da quel momento lui ha staccato un attimo con la sua tecnica, con la materica, eccetera, e ha dipinto queste grandi dimensioni, come potete vedere, tra cui ci sta anche un olio che in un certo senso è un po' una ripetizione, è un revival delle prime opere che lui faceva degli anni 60, che poi tra l'altro è stato il manifesto di Umbria Jazz di qualche anno fa. Ecco, invece per quanto riguarda la tecnica, lei l'ha accennata minimamente, cambia moltissimo rispetto a quella che siamo soliti vedere. Sì, perché le uniche cose che Norberto ha dipinto su tela sono queste nature morte. Lui ha sempre dipinto su tavola, usando praticamente il materico, che è uno stucco molto... Cioè, l'idea del materico gli è nata praticamente negli anni 60. Il primo quadro fu del 1961, che dà un'idea un po' particolare. Un imbianchino aveva lasciato su una tavoletta sporca dello stucco, nella ristrutturazione della sua galleria di Spello, il suo piccolo, diciamo, atelier, e lui iniziò a spalmare questo stucco sulla tavoletta e vide che crea questi effetti materici, ed è lì praticamente ha iniziato a usare questo stucco, prima spatolandolo e basta, cioè in maniera, diciamo, molto uniforme, e graffiando
per creare queste forme. Poi andando avanti con questo stucco, diciamo, che è stata, diciamo, la sua icona, perché la materia di Norberto è quella che onestamente è piaciuta di più a tutti i collezionisti. Naturalmente negli anni si è un po' evoluta questa tecnica, perché lui usava dell'olio molto diluito mischiato a dell'olio di lino. Le cose belle sono proprio i quadri degli anni 60-70 che questo colore ad olio con l'olio di lino ha creato, diciamo, questo colore quasi antico. Infatti nella sala superiore ci sono 3 o 4 opere di nostra proprietà che abbiamo esposto all'inizio. Sarebbe stato altro. Toscano, delle teste di rosso, di Modigliani, insomma. Thank you.
fatto il totale, sono nature morte. Scusami, c'è anche una mosca che ti tolgo. Danno un'altra prospettiva. Ti faccio vedere una foto curiosa di ieri. Per organizzare in forma strategica le città dell'Umbria. Ci sono delle cose molto simpatiche, questi ricordi, cioè questi visi così particolari, no? Di frati. Ora quando donò il quadro a Don Maria Giaves. Eh sì, sì. Fu un grandissimo momento per tutti. Sì, quello era stato veramente. Di cui 60-70 sculture adesso sono tecniche miste e disegni.